Buongiorno a tutti, eccoci alla quinta lezione del nostro corso di C Sharp base, lato console. Vogliamo anche oggi realizzare un piccolo programma che risolve un algoritmo, quindi un problema che ci viene dato. Vedremo prima, come al solito, la parte su flowchart, quindi attraverso la nostra lavagnetta grafica, e poi andremo a implementare tutto sull'ambiente, sull'IDE di C Sharp, di Visual Studio. Allora, per prima cosa iniziamo a capire qual è la consegna di oggi, quindi qua facciamo un tasto destro, nuova, digitiamo del testo, quindi digitiamo la nostra consegna. Noi vogliamo, ad esempio, in questo caso, inserire due numeri interi da tastiera. Cosa vogliamo? Vogliamo che se entrambi questi numeri sono maggiori di 10, allora che so, ne faccio la somma, altrimenti facciamo il prodotto. Ok, questa è la nostra consegna, quindi iniziamo a capire come procedere. Come al solito dobbiamo avere ben chiaro che cosa sono i dati in input. E cosa sono i dati in output? Quindi in input avremo due valori interi, quindi chiamiamolo, che so, chiamiamoli valore 1 e ad esempio valore 2. Sono degli interi? Sì, quindi mi ricordo che questi sono da definire come int in C Sharp. L'output cosa può essere invece? Beh, l'output potrebbe essere, quindi in questo caso mi dice o la somma di due numeri o altrimenti il prodotto. Quindi supponiamo qua di dichiarare altre due variabili, una che la chiamiamo somma e l'altra sarà prodotto. Ovviamente io non li devo dare tutti e due, ma alternativamente dovrò mostrare a video o la somma o il prodotto. Ma ragioniamo un attimo, la somma dei due numeri interi sarà un numero intero. Il prodotto dei tre numeri interi sarà un numero intero, quindi anche questi potremmo definirli come tipo int su C Sharp. Quindi andiamo a questo punto a iniziare a pensare allo svolgimento del mio schema blocchi. Quindi immaginiamo la situazione reale. La situazione reale è che la persona, l'utente che sta davanti al mio computer, mi inserisce due numeri. Il primo numero che mi dà, ad esempio, è 3, il secondo è 15. Cosa devo fare? La somma o il prodotto? Beh, cerchiamo di capire cosa c'è scritto qua. Questi due numeri sono entrambi maggiori di 10? 3 maggiore di 10? No. Ok, allora io devo farne il prodotto. Dovrò fare 15 per 3. Diamo altri numeri. Supponiamo di dare, ad esempio, 10,15. Cosa faccio? Allora, i due numeri sono maggiori di 10. 10 è maggiore di 10? No. Quindi faccio ancora il prodotto. Faccio 10 per 15. Ok? Facciamo un altro esempio. Facciamo 12 e 20. Ok? 12 e 20. Entrambi questi numeri sono maggiori di 10? 12 è maggiore di 10? Sì. 20 è maggiore di 10? Sì. Ok, allora cosa faccio? Faccio la somma. Quindi faccio 12 più 20. Facciamo un altro esempio ancora. Io dichiaro 15,4. E cosa faccio? Allora, entrambi i numeri sono maggiori di 10. Allora, 15 sì che è maggiore di 10. 4 è maggiore di 10? No. Allora faccio ancora il prodotto, quindi farò 15 per 4. Vedete che io cosa faccio? Sto facendo una condizione, sto verificando una condizione sia sul primo elemento, mi chiedo ma questo è maggiore di 10? E poi guardo anche il secondo, maggiore di 10. Se entrambe sono verificate, a quel punto io farò la somma, altrimenti devo fare il prodotto dei numeri. Quindi è tutto abbastanza semplice, tralasciamo per adesso la parte del flowchart iniziale con input-output, supponiamo di avere ad esempio in valore 1, ce lo scriviamo giusto qua, in valore 1 ci ho scaricato praticamente il primo dato inserito, così come su valore 2. Ci ho scaricato una assegnazione, sto bisticciando con la penna, il secondo dato inserito. Allora, quello che mi chiedo a questo punto è, ho due numeri in mano, già in input, già nel programma, quindi mi chiederò, ad esempio, blocco condizionale, ma il primo numero, quindi valore 1 è maggiore di 10? E qua ho o sì o no.
Se il valore 1 è maggiore di 10, cosa devo chiedermi? Beh, mi devo chiedere se anche il valore 2 è maggiore di 10. Valore 2 maggiore di 10. E qua ancora ho sì e qua ho ancora no. Quindi se sono in questa zona qua, che percorso ho fatto? Beh, ho fatto il percorso in cui valore 1 è maggiore di 10. Valore 2 è maggiore di 10? Sì, sono tutte e due maggiori di 10. Cosa devo fare? Beh, dovrò calcolare, abbiamo detto, la somma. Quindi scriverò somma prende. Che cosa prende? Valore 1 più valore 2. E questa sarà una assegnazione. In più, cosa devo fare? Beh, in più dovrò dare a video che cosa è il risultato, quindi scriverò qua un output con uno scrivi, virgolette, la somma, oh, scusate, qua stanno arrivando delle notifiche che non ci interessano, la somma è, segna a posto, virgolette, virgola, somma. E diciamo che chiusa tonda e diciamo che questo ce la siamo un attimo cavata. Ora cerchiamo di capire in tutti gli altri casi cosa devo fare. Beh, in tutti gli altri casi, questo caso ad esempio, cosa succede qua? Beh, valore 1 è maggiore di 10, valore 2 com'è? È minore di 10, sono nel grammo del no. Di conseguenza qua io devo fare il prodotto. Ok? Perché? Perché il primo è maggiore di 10, sì, ma il secondo no, devo essere entrambi verificati, quindi qua devo fare il prodotto. Quindi faccio un'assegnazione di prodotto, adesso lo sto un po' pasticciando, facciamolo decentemente, volevo farlo veloce, ma stiamo perdendo più tempo che altro, quindi prendiamo la gomma, no, prendiamo la gomma, cancelliamo questo, riprendiamo la matita e facciamo. Quindi in questo caso faccio una assegnazione dove ci scrivo che è prodotto sarà pari a valore 1 per asterisco, quindi valore 2. E questa è una assegnazione, questa è verticale. Dopodiché dovrò dare un'uscita, questo sarà un parallelepipedo, e dove scriveremo, scrivi il prodotto è, segna a posto, virgolette, prodotto, chiusa tonda, e questo lo chiudo. Ok? Questi due rami dopodiché si devono raccordare così e si andranno a raccordare anche in quest'altra situazione qua. Cosa faccio in questa situazione qua? Beh, valore 1 non è maggiore di 10. Allora, indipendentemente da quello che sarà valore 2, qua non lo controllo neanche, sono sicuro che devo fare il prodotto. Quindi praticamente queste stesse cose qua, adesso cerco di fare una magia, ma sicuramente farò un disastro. Queste stesse istruzioni qua, Ctrl-C, dovrò andare a scriverle qua, Ctrl-V. Insomma, all'incirca, dai. Posso prenderle e trascinarle, magari, vediamo un po'. Ok. E questo lo devo mettere qua, ovviamente adesso lo devo completare. Cioè, sto dicendo praticamente da informatico che devo fare praticamente la stessa cosa. Quindi qua prodotto assegna, poi do la stessa scritta in uscita. Ora, se queste due le raccordo con questa, ottengo questa situazione qua. End. Ovviamente. Ma dal punto di vista informatico, scrivere le stesse istruzioni, quindi quello che compare qua, esattamente uguale a quello che compare qua, non è una cosa molto, molto bella da vedere, si potrebbe sicuramente evitare, ma è la stessa cosa di vedere questi due if in cascata, uno dentro l'altro. In realtà vedremo fra qualche puntata magari come queste due cose si possono raggruppare in un unico if e quindi avere solo un ramo del sì e un ramo del no di un if principale. Però per le conoscenze che abbiamo adesso va bene anche pensare a questa logica risolutiva. Bene, detto questo, ci conviene andare subito su C Sharp per non allungare troppo la durata della lezione, quindi ci apriamo il nostro Visual Studio e iniziamo a lavorare su un nuovo progetto che sarà in questo caso una Visual C Sharp applicazione console e sarà legata alla lezione
questa è la lezione 5. Quindi lavoriamo col nostro IDE, andiamo sempre all'interno del main, tra le nostre parentesi grafe, diamo un po' di invio e possiamo iniziare a lavorare. Quindi la prima cosa da fare, ce lo scriviamo, sarà quella di leggere i due numeri interi. Quindi come faccio a leggere i numeri interi? La prima cosa con un console.writeLine chiedo all'utente, scusate, inserisci il primo numero, chiusa tonda, punto e virgola, e lo andiamo a leggere. Ma dove lo dobbiamo assegnare? Dobbiamo assegnare una variabile di tipo intero. Allora, dichiariamoci prima le variabili di tipo intero, li chiamiamo valore 1, virgola, valore 2, punto e virgola. E quindi inserisci il primo numero, sarà semplicemente valore 1, prende. Posso scrivere direttamente un console.readline? Abbiamo imparato di no, questo ci dà un errore perché sta leggendo una stringa che non può essere convertita implicitamente per essere assegnata a un intero, quindi devo convertirla. Quindi convert to int 32, abbiamo visto di che cosa? Del mio console.readline. Bene, questa istruzione la posso prendere, Ctrl C, la copio, vado più in basso, Ctrl V, la incollo. Inserisci non più il primo ma il secondo numero e lo assegnerò tutto questo a valore 2. Ora ho i miei due numeri, perfetto, devo iniziare a capire cosa fare con i miei numeri, quindi siamo già nella parte, diciamo, nel cuore del nostro algoritmo. La prima condizione che vi viene chiesta, vi ricordo che una condizione si traduce, quando vedo un blocco condizionale di questo tipo, si traduce con un if. E la struttura dell'if sarà if condizione aperta graffa ramo del vero chiusa graffa else aperta graffa e chiusa graffa. Ok? Quindi nel nostro caso partiamo subito con un bel if e ci chiediamo, if vuol dire se, quindi se aperta tonda, iniziamo da valore 1. Valore 1 è maggiore di 10 e questo mi originerà un ramo positivo, quindi qua condizione vera. Altrimenti, else, avrò qua, vado a capo, chiudo la graffa, questa qua sarà condizione falsa. Per le prime volte scriveremo queste cose per capire veramente qual è il blocco di istruzioni che corrisponde a una certa situazione. Quindi, se il valore 1 è maggiore di 10, cosa mi sta dicendo il mio flowchart? Bene, è maggiore di 10, ok, chi se ne frega, nel senso che devo avere anche la seconda condizione, cioè che valore 2 sia maggiore di 10 a sua volta. Quindi, esattamente uno stesso if. Lo stesso if che potrei prendermi questo, ad esempio, Ctrl C, andare qua dentro nella condizione del vero, scrivere Ctrl V e verificare che valore 2 sia maggiore di 10. Quindi, in che situazione qua sono qua dove sta lampeggiando il cursore? Beh, che valore 1 è maggiore di 10, sì, ramo del vero. Che valore 2 sia maggiore di 10, sì, ramo del vero. Quindi sono in questo caso, sì, quindi devo fare questo lavoro qua. Prima di tutto devo avere una variabile somma. L'ho dichiarata una variabile somma? No, quindi se io vado a scrivere somma, vedete che lui mi dà un errore, somma uguale, e lui mi dice, ma somma chi è? Somma non esiste. Ah, ok, devo dichiarare un'altra variabile di tipo intero. Sì, la chiamo somma, la stessa cosa la dovrò fare poi per il prodotto. Quindi me le dichiaro a priori e ciccia, a quel punto lui me la riconosce. Quindi somma uguale. A cosa sarà, cosa dovrò sommare? Beh, dovrò sommare valore 1 e valore 2. Quindi scriverò qua valore 1 più valore 2, punto e virgola. Ovviamente devo creare un output, quindi scriverò un console.writeLine la somma dei due numeri è, segna a posto, 0, virgolette, virgola, la variabile sarà la variabile somma, chiuse, tonda, punto e virgola, a capo. Bene. Attenzione, qua sono nel ramo dell'if e quindi ho messo un vero. E poi cosa succede? Succede che si chiude la parentesi, ma qual è questa parentesi? Vedete, questa di quest'if, manca l'else di quest'if. L'else abbiamo detto è una cosa non obbligatoria, ma in questo caso mi serve. Il valore 2 maggiore 10 ha qualche istruzione nel ramo del falso? Andiamo nel flowchart. Valore 2 maggiore 10 nel ramo del falso ha delle istruzioni, quindi deve avere anche un
un else. Quindi qua in questo if più interno avrò un else. Che cosa farà questo else? Non devo ripetere la condizione perché sarà il ramo del falso. Quindi qua ci sarà un slash slash condizione falsa. E cosa faccio? Questa condizione falsa non me l'ho allineato, ma in teoria deve andare allineato con quest'altro. Cosa faccio in questa condizione falsa? Beh, dovrò fare in questo caso il prodotto. Quindi posso pensare di fare copia questo, Ctrl C, lo scrivo qua giù, Ctrl V, non sarà più somma, ma sarà prodotto, non sarà più il più, ma sarà l'asterisco. Non sarà più la somma, ma sarà il prodotto dei due numeri e non più somma, ma prodotto. Vedete che è molto comodo usare il copia e incolla perché ci aiuta veramente a fare le stesse cose in maniera molto, molto, molto più veloce. E diciamo che questa parte dell'else funziona. Ovviamente, riguardando lo schema block, il flowchart, vedo che le stesse identiche cose che facevo in questo ramo lo devo fare anche nel caso in cui il valore 1 non sia maggiore di 10. Anche in questo caso devo andare sul ramo del no e scrivere il prodotto e quindi calcolare, scusate, il prodotto e poi scrivere con un fret line qual è il prodotto. Quindi nel ramo dell'else di valore 1 maggiore 10 devo riscrivere le stesse cose che ho scritto adesso. Quindi cosa faccio? Me le copio da buon informatico, Ctrl C, vado sulla condizione falsa, faccio un Ctrl V, devo scrivere le stesse cose, quindi in questo caso la pappa è già pronta, non devo stare a fare nient'altro. Posso pensare di mandare in esecuzione? Sì, però mi devo ricordare di mettere prima un console readline per evitare che il programma si chiuda una volta terminata la sua esecuzione. Ma il console readline dove lo metto? Tra tutte queste parentesi graffe che ho? Come vi ho insegnato la volta scorsa, andiamo qua sulla parentesi graffa del main. Vedete che diventa ha un'ombreggiatura? Allora vado a cercare quell'ombreggiata qua. Questa è la chiusura del main. Io per usare il C Sharp devo stare dentro il main, devo scrivere prima di questa parentesi graffa. Quindi basta che vado dopo la precedente, do invio e qua lavoro su un console.readline. Ok. Readline. Scusate, ma stanno arrivando delle notifiche che ci stanno distraendo, perlomeno mi stanno distraendo. Console.readline, aperta e chiusa, tonda, punto e virgola. Bene. A questo punto posso provare a lanciare il mio programma. Devo dare due numeri. Cerchiamo di fare, facciamo anzi questa cosa se mi riesce. Allora, questo lo posso chiudere un po', questo lo metto qua e vorrei provare a dare gli stessi valori che abbiamo dato nelle prove che abbiamo fatto prima qua. Ok? Se metto 3 e 15 devo avere il prodotto. Quindi il primo numero è 3, il secondo numero è 15. Lui mi dà il prodotto. Ah, ok, è giusto, sta funzionando. Poi 15 per 3 fa 45, ci già noi non l'avevamo calcolato. Rilanciamolo, quindi cosa faccio? Ritorno qua, faccio F5. Me lo lancia a schermo intero, vabbè, poco importa. Ora devo mettere, ad esempio, 10 e 15. Cosa mi aspetto con 10 e 15? Beh, abbiamo fatto il ragionamento prima. 10 non è maggiore di 10, quindi va sul ramo del falso, deve darmi il prodotto. Quindi se faccio 10 e 15, ottengo il prodotto. Ok. Lo rilanciamo ancora, quindi F5, lo rimpiccioliamo. Ok, ora lanciamo ad esempio 12 e 20, in questo caso devo fare la somma, quindi se metto 12 per il primo, 20 per il secondo, la somma è 32, perfetto. Ora facciamo l'ultimo tentativo, 15 e 4, quindi il primo maggiore, sto scorrendo via via tutti i rami del mio algoritmo, rilanciamolo con un bel F5, ci prendiamo una finestra di dimensione adeguata. A questo punto il primo lo diamo 15, ok? Il secondo gli diamo 4 e andiamo a vedere che ci dà il prodotto. Quindi il nostro programma sta funzionando. Ok, prima di salutarci, una cosa veramente al volo. Io ho detto qua che se mi dà 10, io non lo considero maggiore di 10. Però avrei potuto avere una situazione di questo tipo. Supponiamo di modificare il testo. Se abbiamo invece di maggiore di 10, abbiamo maggiore uguale a 10, quindi da 10 compreso in su, posso cambiare il mio sistema? Assolutamente sì. Dovrò semplicemente qua nel mio if andare a considerare se questo è maggiore o uguale a 10 e se questo è maggiore o uguale a 10, allora fai tutto.
Quindi in questo caso, se noi riandiamo ad eseguire, dando questa volta come valori 10 e 15, non dovrà fare più il prodotto, ma dovrà fare la somma. Vediamo se funziona. Quindi rilanciamo, diamo come primo valore 10, come secondo 15, vedete che ci fa la somma dei due numeri. La somma dei due numeri, invece qua ci stava dando 10 e 15 il prodotto. Quindi attenzione, il simbolo per la comparazione, noi abbiamo utilizzato il maggiore, però va bene anche il maggiore uguale a seconda della situazione. Ad esempio, se dovessi fare un esercizio, magari lo faremo sui maggiorenni, dovrò verificare se uno ha 18 anni o più di 18 anni. Il 18 dovrà essere compreso, quindi dovrò scrivere uno è maggiorenne se ha il numero di anni che è maggiore o uguale a 18. Ok? Questo sarà ovviamente determinante, altrimenti io avrò, se non dovessi mettere qua l'uguale, avrò che uno è maggiorenne a 19 anni e non va bene. Ovviamente scrivere che uno è maggiorenne così equivale a scrivere che uno è maggiorenne così. Ok? Considerando sempre degli interi, perché il numero intero più grande 17 e 18 va bene, allora uno se ha più di 17 anni vuol dire che ne ha almeno 18, quindi questo equivale a scrivere un maggiore uguale di 18. Bene, comunque rivedremo degli esempi su questa parte qua. Per adesso diciamo che la lezione 5 è finita, alla prossima. Ciao ciao.